In questo momento è partita in questo momento la gara nel frattempo. 23 metri dalla porta, lato sinistro d'attacco, tre uomini in barriera, parte la conclusione, c'è la deviazione, il portiere in qualche modo si deve allungare e quindi la palla termina in calcio d'angolo. Pallone in avanti a far correre Tomasin, ancora Tomasin, il tiro, la palla che termina sul fondo e si dispera Castagna che era arrivato praticamente, andiamola a rivedere. Pallone per Tomasin, vedete Castagna completamente libero. Tomasin Mosca a far correre in avanti questo tiro che poi viene respinto, c'è un altro tiro poi con la respinta del portiere in calcio d'angolo, sarà il secondo tiro dalla bandierina. Il giocatore del Forio poi di lancio in avanti che viene in qualche modo stoppato da De Lucia. Pallone all'indietro con la conclusione che viene bloccata da Mazzella. Arriva lo spiovente in area di rigore, il colpo di testa e la palla che sorvola di poco la traversa. Pallone per Di Costanzo, sventagliato in avanti di Di Costanzo, ma in questo momento arriva la fine del primo tempo, quindi erano 2 minuti di recupero e non 4. L'arbitro ha fatto recuperare solo il cooling break, poi ha mandato tutti negli spogliatoi e quindi si conclude questa prima frazione sullo 0-0. Inizia il secondo tempo, anticipo da parte di Accarino, il pallone poi in avanti per Mosca, Mosca all'interno dell'area di rigore, Mosca in area, il tiro gol! Ha segnato il Forio con Mosca che timbra il suo primo cartellino, azione bellissima da parte del Forio, il passaggio filtrante per il numero 9 che è arrivato in area di rigore, stavolta il diagonale rasoterra di meglio. Apre bene per Mosca, ne sono 3 sulla fascia sinistra, il pallone in avanti per Castagna, ancora per Mosca, vediamo se la bandierina sta giù, il tiro di Mosca, la parata del portiere, è rimasta giù la bandierina, Forio che ha fatto una bella azione, pistola, pallone in avanti, c'è una deviazione, il tocco sotto, la palla rimbalza, il gol! C'è il 2-0 del Forio che al decimo raddoppia. Dovrebbe essere Di Lorenzo se non sbaglio, dovrebbe essere Di Lorenzo ad aver gonfiato la rete della rosa da parte di mister Sanchez. Nel frattempo il pallone in aria e c'è il gol, ha realizzato la Frattese, il 2-1. Arriva lo spiovente, il colpo di testa e il gol, incredibile, la pareggia la Frattese al 36esimo, 2-2, e Forio è andato in 6 minuti sul 2-0, anzi in 4 minuti e qui in 5 minuti dal 31esimo al 36esimo, in 5 minuti la Frattese la pareggia, 2 pari. Stagna prova a superare l'avversario, viene fermato in rimessa laterale, in questo momento finisce la partita, 2 pari. Esultano in maniera visibilmente gioiosa i tifosi della Frattese che applaudono chiaramente i propri giocatori, escono ovviamente delusi i tifosi del Forio che avevano pregustato il passaggio del turno e una splendida vittoria fino al 31esimo della ripresa.